Giornata Mondiale dell'Acqua 2024. Acqua per la pace. Ogni anno la Giornata Mondiale dell'Acqua, il 22 marzo, aumenta la consapevolezza e ispira azioni per affrontare la crisi idrica e igienico-sanitaria. Nelle nostre città termali storiche, sparse in tutta Europa, siamo più consapevoli di questo dono speciale della natura. Per noi l'acqua ha un ruolo importante sotto diversi aspetti ed è per questo che cogliamo la Giornata Mondiale dell'Acqua come un'opportunità per celebrare ogni anno l'acqua delle nostre città. Le città termali europee e le loro acque devono essere viste anche come simboli di speranza e riconciliazione. Nel corso della storia, le città termali in Europa non sono state solo paradisi per il relax e il ringiovanimento, ma sono anche servite come luoghi unici per colloqui di pace e incontri diplomatici durante i periodi di guerra e di conflitto. Queste città, con la loro atmosfera serena e il loro terreno neutrale, fornirono lo sfondo perfetto per delicate trattative e discussioni volte a risolvere le controversie e a porre fine alle ostilità. Un esempio notevole è il Congresso di Vienna, tenutosi nel 1814-1815, che svolse un ruolo cruciale nel rimodellare il panorama politico europeo dopo le guerre napoleoniche. Rappresentanti di varie potenze europee si riunirono a Vienna, in Austria, ma i negoziati si estesero oltre le sessioni formali alla vicina città termale di Baden-Baden. Qui, tra acque curative e dintorni tranquilli, i diplomatici si impegnarono in discussioni informali e incontri sociali, gettando le basi per i trattati e gli accordi che avrebbero poi plasmato il continente negli anni a venire. Allo stesso modo, durante la Prima Guerra Mondiale, città termali come Spa in Belgio e Bad Nauheim in Germania divennero centri di attività diplomatica. I paesi neutrali, tra cui la Svizzera e i Paesi Bassi, hanno ospitato colloqui di pace e sforzi di mediazioni con rappresentanti delle nazioni in guerra che si sono riuniti in questi ritiri pacifici per cercare di porre fine al conflitto. L'atmosfera rilassante di queste città termali ha fornito una tregua dal caos della guerra e ha creato un'atmosfera favorevole al dialogo e alla negoziazione. Ma noi del bacino termale euganeo, senza andare troppo distante, non possiamo dimenticare che durante la Grande Guerra il generale Diaz scelse proprio un albergo della nostra destinazione come sede del comando supremo, l'Hotel Trieste, che aggiunse al suo nome solo dopo la vittoria la parola Victoria. Il più bello, il più moderno, ma anche il più funzionale di tutte le terme eugane. E per questo scelto per diventare sede del Comando Supremo dell'Esercito Italiano nel crocevia fondamentale della Prima Guerra Mondiale. Scelgo questa, è la migliore soluzione. Questa è una stanza tranquilla che mi permette di stare vicino ai miei uomini. Sembra di sentirlo il generale Diaz, che Gabrielli D'Annunzio descriveva come maestro di tranquillo ardimento, mentre parla con i proprietari del Trieste e sceglie per sé la stanza numero 110, la più ampia e con un balcone che gli permette di affacciarsi verso il centro della città per trasformarla nel suo studio privato, un mini appartamento in pratica, che è rimasto uguale negli spazi ancora oggi. Al suo fianco, letteralmente, Diaz, in questo albergo termale, volle il generale Pietro Badoglio, che trovò ospitalità nella stanza 111, e il generale Scipione Scipioni, che trovò ospitalità nella stanza 109. Molti altri hotel di Montegrotto e della nostra destinazione vennero usati come veri e propri ospedali per curare i feriti che quotidianamente arrivavano dal fronte. Anche in questo caso l'acqua termale per molti è stata salvifica. Passiamo alla Seconda Guerra Mondiale, perché anche durante questo tragico conflitto le città termali continuarono a svolgere un ruolo importante negli sforzi diplomatici. Nonostante il conflitto in corso in tutta Europa, il contesto pacifico di Montreux, ad esempio, permise ai delegati nel 1944 di impegnarsi in un dialogo costruttivo e di raggiungere accordi che avrebbero modellato il panorama geopolitico della regione negli anni a venire. Questi esempi storici sottolineano l'importanza delle città termali come qualcosa di più che semplici centri di relax e benessere. Servono come simboli di speranza e riconciliazione, dove anche in mezzo ai tumulti della guerra la ricerca della pace e della diplomazia persiste. Nel tranquillo abbraccio di questi ritiri idilliaci
gli avversari si sono uniti per trovare un terreno comune, stringendo legami di comprensione e cooperazione che trascendono le divisioni del conflitto. Lo stiamo sperimentando in questi tempi tormentati dai conflitti. Persone di diversa origine e provenienti da paesi in guerra si uniscono pacificamente, uniti nell'ambiente curativo delle nostre città termali storiche europee. Queste sono immagini e scene bellissime che ci danno speranza. Speranza di vera pace benedetta dall'acqua termale.